dall'incontro con il presidente Bach e perché Roma può essere considerata in vantaggio. Intanto io ringrazio il presidente Thomas Bach per l'accoglienza, tutta la delegazione italiana che sta facendo un lavoro straordinario, i membri del CIO, il comitato organizzatore. Venire qui è entrare nel cuore dello spirito olimpico che per tutti noi è comunque un momento di grande emozione. Roma è una candidatura straordinaria per il 2024. In Italia qualcuno all'inizio storceva il naso, adesso tutti ci rendiamo conto di che grande emozione sarebbe poter ospitare le Olimpiadi del 2024. Una città che può coniugare, può tenere insieme un passato che è il passato di Roma, scusate se è poco, con un'accoglienza di straordinario livello. A livello logistico e infrastrutturale i progetti sono già partiti. Fiumicino aprirà i battenti, il nuovo terminal di Fiumicino, già a partire dalla fine del 2016. I progetti sportivi sono progetti che sono sostanzialmente già sul tavolo, già pronti. Il governo italiano con il CONI, con il presidente Malagò, già sta lavorando, perché riteniamo che ogni investimento in sport sia un pezzo della cultura italiana. Quindi lo sport non è un divertissement per addetti ai lavori, ma è un grande investimento per il futuro del paese. E quindi Roma, io non so se Roma è in vantaggio, non tocca a noi entrare nelle dinamiche del CIO, non vogliamo minimamente tradire lo spirito olimpico e olimpionico, però Roma è una candidatura fortissima. Poi, come si dice in questi casi, l'importante è partecipare. Se non lo diciamo nel luogo di De Coubertin, lo possiamo dire da altre parti. È anche vero che l'importante è partecipare, ma se poi partecipando si vince, non è che ci rimaniamo male.